Monsignor Decio, ormai è un appuntamento fisso, venire qui a Siracusa, un'emozione anche essere qua nella Casa del Pianto dove la Madonnina 69 anni fa versò lacrime umane. Quando ho scoperto pienamente questo evento, questo miracolo straordinario della Madonna, ho voluto porre in evidenza, sia con coloro con i quali mi confrontavo, sia anche attraverso qualche intervista, che la Madonna si è fermata qui e ha pianto non perché c'era una famiglia che era in peccato, perché voleva difendere il figlio che portava in grembo questa donna sconvolta per le patologie che la stavano accompagnando. Sottolineiamo, le lacrime di quel momento furono le lacrime per difendere un figlio che la madre portava in grembo. E vorrei che queste lacrime le potessimo ancora raccogliere perché ci sono tante madri che portano un figlio in grembo e con tante patologie e purtroppo o non arrivano alla luce del sole o devono accoglierlo con tanta sofferenza. Ma ci sono anche tante madri e queste sono lacrime ancora più forti, ancora direi più toccanti, che di coloro che chiudono il grembo alla vita, nonostante che già la vita si è formata in quell'embrione che è segno di Dio, e chiudono il cuore all'amore. Allora vorrei affidare il centro d'aiuto alla vita che sta proteggendo per quanto è possibile la vita fin dal suo sorgere, dal suo nascere, vorrei che si affidasse il centro d'aiuto alla vita alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, perché lei è intervenuta per difendere la vita di allora e per continuare a difendere la vita di quanti bimbi non possono vedere la luce del sole. È l'appello che facciamo, ce lo fa la Chiesa. Ce lo fanno però anche quelle povere donne che soffrono perché non possono avere un figlio e si rammaricano perché ci dicono: noi che desideriamo un figlio non ci viene, chi lo desidera o chi ha un figlio in grembo poi lo fa fuori. Signore, incoraggia attraverso la tenerezza di Maria anche quelle donne che soffrono, si angosciano perché il loro grembo è sterile. Un augurio perché la Madonna delle Lacrime tocchi il cuore di tutti. Ringraziamo Monsignor Decio, dandogli appuntamento all'anno prossimo, sempre qui alla Casa del Pianto. La Madonnina ci infiammi il cuore. Speriamo facendo i conti con gli anni, perché quando si arriva a 82 anni già si è in rottamazione, ma ringraziamo il Signore e camminiamo sugli anni che Lui ci dà.